Allora, come notizie, oggi è 31 di ottobre, la notte di Halloween, quindi dolcetto scherzetto, non so se noi faremo il dolcetto o lo scherzetto, resta il fatto che c'è una problematica ben chiara da parte della situazione politica civitavecchiese. C'è il sindaco che è stato rinviato a giudizio, quindi non indagato, ma rinviato a giudizio, e lui stesso ha in altre occasioni per gente indagata ha chiesto il risarcimento danni e tutto quanto, facendo giustamente costituire il comune parte civile. Adesso ci aspettiamo che faccia la stessa cosa su di lui, perché qui non è uno indagato, è uno rinviato a giudizio, quindi intanto dovrebbe far costituire l'avvocatura del comune parte civile contro di lui, perché poi se avrà delle condanne o se avrà fatto delle cose dovrà anche lui risarcire lo stesso comune. E qui si gioca tutta la parte politica del momento, perché è un continuo addivenire di accuse, cioè lo fa Forza Italia dove dice noi siamo per la tranquillità e finché non c'è la condanna per noi va tutto bene, però dato che lo stesso Cozzolino in passato non si è comportato così ed è il paladino dell'onestà e della trasparenza e legalità, perché così è stato eletto per questo motivo, e quindi bisogna fare questa cosa. E quindi adesso ci giocheremo per un altro po' di giorni, arriveremo poi al 7 novembre, data del prossimo Consiglio Comunale, e lì ci saranno altre situazioni, altre cose. L'altro aspetto, tralasciando i ladri di Pilate, tralasciando altre situazioni che ci sono avvenute di cronaca, ma che non ci riguardano più di tanto, non sono degne di nota, va detta che è stata fissata a febbraio la nuova scadenza per quanto riguarda l'albergo alla Fiumaretta, cioè l'SGR e altre cose, ma principalmente c'è questo albergo a Fiumaretta. E quindi questa è l'ultimo Consiglio Comunale, è stata superata la tappa delle osservazioni e delle controdeduzioni, e quindi ora si passa alla conferenza dei servizi in cui saranno accolti i pareri dei tecnici per portare avanti il progetto. Le carte saranno trasmesse poi alla Regione, che qui scatteranno i fatidici 90 giorni. Considerando feste e annessi vari, bisognerà quindi attendere febbraio per conoscere il verdetto. Una volta conosciuto questo, se il progetto quindi è realizzabile, una carta, quella tanto discussa per l'albergo dei croceristi, su cui l'amministrazione comunale punta molto sia dal punto di vista urbanistico, come ha sottolineato l'assessore dell'epoca Massimo Pantanelli, sia dal punto di vista economico, come ribadito più volte dall'assessore dalle finanze Florinda Tuoro, perché da questo progetto appunto si pensa al rilancio di Palazzo del Pincio, che ricordiamo e varie situazioni. Altre piccole polemiche erano quelle del fattore valutato sotto i 200.000 euro, un appartamento 220.000, però diciamo sono quisquilie, come direbbe Totò. E quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda il forno crematorio, ancora la posizione di Civitavecchia c'è, che dice appunto l'ha voluto il sindaco Cozzolino, ma di questo poi se ne parlerà mercoledì prossimo, perché proprio sul forno crematorio si è impantanato il Consiglio Comunale precedente e c'è stato questo rinvio voluto dal Presidente del Consiglio per dare la possibilità all'esponente della svolta Grasso di poter riacquistare voce, perché poi la cosa che è stata fatta è stata fatta per questo motivo qui. Quindi questa è un po' la situazione, molta tranquillità. Oggi c'è Halloween, poi domani ci sarà la festa di tutti i santi, poi ci saranno la ricorrenza dei morti fino alla ricorrenza e alla festa delle Forze Armate del 4 di novembre. Poi finita questa settimana credo che si inizieranno a battagliare di fioretto per le varie posizioni per capire che cosa succede, perché poi con il 31 dicembre ci vorrebbe anche un bilancio preventivo, qualcosa da approvare. E ci sono anche le cose delle partecipate, perché c'è stata la prima riunione con i sindacati, adesso il 3 ce n'è un'altra che è proprio giovedì 3, e poi il 10 ci sarà l'ultima riunione e poi si capirà che cosa fare con queste partecipate. Che l'unica cosa certa che si sa è che il debito in questi 30 mesi pentastellati è lievitato da 23 a oltre 40 milioni di debito. E qui poi nessuno paga, anche qui poi ci sarà qualcuno che si rivolgerà alla Corte dei Conti per poter pagare. Io con questo vi saluto, vi ricordo lo sport, l'approfondimento con il nostro Pimpinelli e ci sentiamo poi domani per capire le varie situazioni, vediamo l'esito anche di questo dolcetto e scherzetto. Buonanotte.